storia, anzi storie di ordinaria invivibilità. Da parecchi giorni il centro umbertino di Taranto, Corso Umberto, vedete la mia voce è sovrastata dai clacson delle macchine, è letteralmente invasa dal traffico, si sta ore nel traffico. Una situazione incredibile, questo perché l'amministrazione comunale di Taranto non sa adottare strategie di viabilità che consentano uno scorrere normale delle auto. Non è possibile che si rimanga imbottigliati nel traffico in questo modo, oltretutto chiaramente si crea anche una situazione di inquinamento da auto, ma al di là di questo è assurdo. Allora, gli scienziati, uomini di scienza, il sindaco Melucci, il vice sindaco Manzulli, l'enfant prodige Mattia Giorno, che tanto parlano di innovazione tecnologica, di città smart. Questa è una città intelligente? Una città in cui non si riesce a disciplinare il traffico veicolare? Questo è una vergogna, come mi dicono alcuni dalle macchine passando. È giusto, mi dicono, proprio perché la gente è esasperata, non si può stare ore e ore imbottigliati nel traffico. Se non siete in grado di trovare le soluzioni, e come amministratori e come uffici tecnici, ritiratevi in buon ordine, statevene a casa, altrimenti producete solo dei danni al territorio. Guardate, questa è una storia di tutti i giorni, mattina e sera, giustamente urlano le persone, è un casino. Questa è Taranto, la città tanto declamata da Melucci, non a caso è agli ultimi posti per la vivibilità nella apposita classifica.